Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo episodio. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Siamo giunti in questo accampamento. Ora direi che ci tocca scendere giù. Vediamo cosa ci attende. Qualcosa luccica. C'è qualcosa che luccicava qui? Eccolo. E qua? Nada. Qui si può salire sull'albero. Attenzione, un coniglio. Preso! Abbiamo fabbricato una freccia. Anche se ci servirebbe qualche. Non posso fare niente per lui adesso. A tutte le unità. Primo giorno in Siberia ed è successo. 2 anni in Afghanistan e un altro in Indonesia e niente. Ma è bastato un giorno qui sul ghiaccio e boom, la mia prima uccisione. Ho appena saputo che costa il team sta Una cosa scendendo dalla che prigione. si poteva mettere tipo che rimanesse attivo Vediamo di la sistemare registrazione. tutto prima che arrivi. Ehi, mi ricevete? Cazzo, dobbiamo ripristinare le comunicazioni. Perfetto. Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia 3 uomini armati. Non ho idea di come abbiano fatto a prenderne uno vivo. Che diavolo è questa gente? I primi rilevamenti hanno segnalato un insediamento sui monti. Sembrava un villaggio di contadini. Credevano si sarebbero arresi subito. Contadini, un cazzo. Controllo e torno. Attenzione alle spalle. Un momento, c'è qualcosa. Fermo, 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 fermo. Grande. Queste sono bottiglie. Posso riprendermi la freccia? Grazie. Allora, qua c'è un'altra scatola. Niente. Prendiamo la legna. Saliamo di qua. Ne arrivano altri. Vediamo. Da qualche minuto che non sento sparare. Devo essere Allora, evidenzia in rosso i nemici che si vedono a vicenda e in giallo quelli che non si vedono. Allora, quello non si vede. Anche se potrei provare a salire di sopra. Proviamoci. No, non faccio nulla salendo di qua. Pensavo si potesse fare qualcosa. Dovremmo piazzare trappole lungo il perimetro. Con questa roba posso confezionare tanti rilevi. Se lo mettesse dietro un riparo sarebbe ottimo però, eh.
C'è quello là sopra che non mi fido di quello là sopra, là. Quello stesse fermo. È andata per adesso. Sento dei rumori. Forse è quello di sopra. Parla la radio. Ma la Trinità si aspetta che li affrontiamo. Aspetta, spostiamoci di qua. Vai Lara, vai adesso, vai adesso. Grande. Quando lo stealth riesce, c'è soddisfazione. Vecchia propaganda sovietica. Lenin ha vissuto, Lenin vive, Lenin vivrà per sempre. Lenin. Faccio una registrazione. So che in passato ho accettato in casa. Come sempre, legalità, pausa e so leggete. Questo... Questioni tempistiche io. Qui c'è una cosa. Questa apriamo. Cosa c'è? Componente, me ne mancano due. Va bene. Fino adesso tutto liscio. Per adesso. Quindi direi di andare avanti. Saliamo di qua. Vediamo cosa scopriamo. Guarda che bello il panorama. E qua devo saltare? Porca troia. Io l'ho detto, quando salta l'area io mi cago addosso, perché non lo so mai cosa succede. Ecco. Salto? Mamma mia, siamo dei fantasmi, non ci ha visto nessuno. Qui c'è... Oh, eccola, qua c'era qualcosa. Qualcos'altro? Questo devo bruciare. Brucia! Ecco. Grazie. Come spara io? Urca! Un revolver, credo. Insorcio! Allora, qui c'è un diario. L'armata rossa sta arrivando. Da settimane li seguo. Come sempre, pausa, leggete. Questa si può aprire? No. Scusa, quindi devo sparargli per forza. Avete fatto fuori quanto serbatoio di carburante, ma non basterà certo a rallentare. Ammazza.
Che pistola del... Cosa? Sì, sì, un attimo. Thanatos. Lei sono i mas. Non ho preso. Imprigionato. Devi. Oh no. No. Ecco, sempre sul più bello. Devo. Che cosa? Non si sa. Ma dove andare di qua? Questa si apre. Cosa? Grimaldello. Bello. Grimaldello bello. Oh lele. Allora, qua c'è una cosa. Qui possiamo cambiare armi. Va bene, sì. Ricordo, c'è la pistola all'arco. Va bene. Prendiamo le munizie. Allora, dove dovrei andare? Io mi scusa. Ah. Oh cazzarola. Non so se riusciremo a bloccare la terra. Se non funziona dobbiamo bloccare il condotto e aspettare una nuova base. Sarà facile trovare pezzi di ricambio. Avevo lasciato a te il comando. Signor sì, ma non mi aspettavo questa resistenza. Avevo chiesto di essere i miei occhi e mi aspettavo che vedessero. Sai bene cosa ci sia in gioco in questa operazione. Sì, ma... No. Non lo sai. No. Come potrebbe uno come te? Aio! Tranquillo. Non devi temere il dolore. Cazzarola, mamma mia che dolore. Come si dice? Non mi viene il termine. Cavato gli occhi? No. L'obiettivo schiacciato. È a portata di mano. Dobbiamo stare allerta. Mamma mia. Se ci riusciamo, un mondo nuovo ci aspetta. Il mondo che abbiamo sempre voluto. Constantine, vieni alla prigione il prima possibile. Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa. Se avrete fede, ci uniremo alla gloria della sorgente divina. Questo si chiama Constantine come l'autore del film, quello Constantine Keanu Reeves. Non so se lo conoscete, Constantine. Minchia, qua come cazzo faccio io? Scusate. Che nessuno lo tocchi. C'è un'altra perdita di carburante. Che cazzo è successo? Sta a fare a 50 anni. Io vorrei eliminare quello là sopra. C'è anche quello là. Tieni fermo quel pezzo. Dobbiamo riuscire a fare leva. Merda. L'attacco è fottuto. Qualcuno può darmi una mano? Ecco. Abbiamo ancora problemi con il vecchio impianto del carburante, ma è sotto controllo. Ci stiamo lavorando. Che cosa? Perderemo tutto il cazzo di carburante. Come va? Merda. E andiamo. Aspetta, troppa forza. Fai più piano. Questo schifo di affare è completamente arrugginito. Come procede? Non so se riusciremo a bloccare la perdita. Se non funziona dovremo bloccare il condotto e aspettare una nuova valvola. Non sarà facile trovare pezzi di ricambio. Maledizione. Io questo vorrei eliminarlo. Perfetto. Allora,
sono rimasti questi due? Mi servirebbe qualcosa con... Là. Aia, chi cazzo è? Con il minimo indispensabile. Dove sono i tipi? Ma le armi? Niente? Niente armi? Che bastardata. E da dove, dove va? Ah. Che uccisioni silenziose. Ok raga, io termino qui questo episodio. L'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria. È violento e pericoloso. E peggio ancora, sembra completamente invasato, perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui questo fa più, danni però. Ma stavolta avrei dovuto aspettarmelo, dato che c'è in ballo il segreto dell'immortalità. Alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero con delle informazioni importanti. Se fosse uno dei nativi che ho incontrato, cosa potrebbe sapere di tanta importanza? Sì, vai, facciamo questo. La Trinità non tratterà certo quei guanti. Forse posso riuscire a trovarlo e a scoprire quello che sa. Devo guadagnarmi la fiducia della gente del posto. Complicarsi più in profondità lontana, forse sì. Sì, dai. Perfetto, allora, va bene. Vediamo le abilità. Ho un punto. Vediamo di sopravvivenza. Cosa possiamo fare? Vediamo, questa è combattente con inventiva, nemici ucciso, soldi, un oggetto portatile, fabbricato, ottenuto di esperienza. La quantità di munizioni secondo te aumenta? Potrebbe anche... Non lo so... Depredati. Il tempo a disposizione per un attacco contro attacchi, secondo te? Facciamo questo. Però un attimo. Io come attrezzatura posso fabbricare qualcosa? No. Perché mi servono 10 di cose. Sono tipo materiali. Va bene raga, io termino qui per adesso e al prossimo episodio. Ciao ciao!